amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, la mia mano destra, quindi la mia mano opposta, è sempre un lavoro per me farmi la mano opposta, ma insomma va fatto. Allora, come vi faccio vedere da qualche video, non so bene quanti ne ho pubblicati dove faccio questa cosa, praticamente spruzzo il disinfettante sulla mano e con la mano umida appunto di questo prodotto comincio a spingere indietro le cuticole e mi trovo molto bene in questo modo, devo dire, perché a parte che diciamo evapora abbastanza velocemente questo prodotto, però mi dà proprio il tempo, per quel tempo che ci serve per andare appunto a spingere indietro le cuticole e cominciare a sollevare anche le cellule morte dalla lamina ungueale, e quindi mi sto trovando bene su di me e anche sugli altri. Quindi evapora velocemente e però non mi lascia la pelle troppo umida, perché appunto poi la pelle troppo bagnata tende a diventare anche più morbida, e magari vedendola più morbida andiamo a tagliare più di quello che serve. Quindi questo evapora e insomma a un certo punto ci sappiamo anche regolare meglio. Va bene, con questa punta cono che è di BSN, che mi sembra sia, lo dico sempre, non mi ricordo, adesso prometto che la vado a cercare e metto il link nel primo commento. Non mi ricordo mai se è la 0,50 o la 0,51, perché una è più fina e una è più cicciottina. Questa più fina chiaramente mi consente di arrivare un pochino più sotto, ma giusto un pochino, perché a me non interessa andare fino a giù, proprio fino all'osso, perché mi faccio malissimo, né a me né agli altri. E quindi però questa mi consente di entrare un pochino meglio e comunque di sollevare quella pelle che poi andrò a togliere, quella pelle in eccesso. E volevo dire una cosa, sto utilizzando la rotazione praticamente al contrario, e sto ragionando un attimo con la mano sinistra per andare appunto in questo verso, sto utilizzando la rotazione verso F, quindi sto andando in avanti. In genere quando lo faccio con la mia mano dominante la rotazione è verso R, indietro, quindi ecco. E va bene, faccio questa cosa, quindi sollevo quello che c'è da sollevare e poi con la forbicina vado a togliere l'eccesso, sempre con movimenti un po' ciompi, perché certo non è la mia mano dominante, quindi i movimenti non sono proprio molto fluidi. Allora, per preparare la lamina ungueale vado ad utilizzare la parte più abrasiva di questi nuovi buffer di BSN che ci sono da un po'. Qualcuna di voi non lo sa ancora, non se n'è accorta, sono ottimi questi buffer, quindi utilizzo la parte più abrasiva, che in questo momento non mi ricordo quant'è la grana, ma mi sembra che sia una grana 100,
Non sono molto sicura di questo, però poi vi metto anche questi giù nell'info box, no, nell'info box, nel primo commento, così c'è tutto là senza che andate a cercare. Ok, quindi preparo la lamina ungueale e come al solito pulisco, eccetera, eccetera, e poi vado a cominciare a costruire. Ok, vado con la nuova base Gummy e sto andando direttamente senza applicare bond, perché appunto voglio fare delle prove e devo dire che comunque tiene benissimo. Una volta pulita per bene la lamina deidratata con alcol, tiene tutto molto bene. Comunque, vado ad utilizzare appunto acrilico per fare questo che faccio in questo video e questo è quanto. Il colore che vedete è il Beautiful Pink, mischiato leggermente con del cleaner, così diciamo che è leggermente meno pigmentato, ma poi come vedete non perde assolutamente la sua pigmentazione e a me piace tanto mescolare, lo sapete. Mescolare, fare, creare, mi piace tanto. E quindi niente, va bene, faccio questa cosa. I movimenti sono sempre non troppo fluidi perché appunto la mia mano non dominante. E niente, quindi faccio questa cosa. Ho lasciato questa parte a velocità normale, poi mi sembra che più avanti comunque l'ho accelerato perché insomma potrebbe diventare un po' noioso. Però ecco, questo è quello che faccio io. Il pennello è il 10, sempre di BSN, il Kolinsky, e il monomero, come avete visto, anche è di BSN.
Oh, allora, eccoci qua. Ovviamente ho limato, vi ho risparmiato tutta la parte della limatura e adesso sto andando a fare l'effetto aura, quello che va di moda adesso, e lo vado a fare con la polvere acrilica. Devo dire che mi trovo molto molto bene a farlo in questo modo, ci vuole veramente, non lo so, neanche 30 secondi. Quindi con il sigillante matte utilizzo questo che è senza dispersione ma lascia uno strato leggermente vellutino, leggermente vellutato, e con uno strato sottilissimo, mi raccomando, non serve creare spessore in questa fase, quindi molto tirato. Vado in lampada, quando esci fuori 60 secondi è pronto. Questa parte l'ho lasciata a velocità normale per farvi vedere quanto veloce sia farlo con la polvere acrilica, come faccio in questo modo. Io lo so che ovviamente la maggior parte di voi non hanno le polveri acriliche colorate nei cassetti, però io lo faccio in questo modo, quindi lo si può fare con l'aerografo, lo si può fare con i gel colorati, lo potete fare in qualunque modo, ma siccome io ce l'ho, trovo che questo metodo sia molto molto più veloce. E quindi niente, con il pennello, questo pennello è un pennello da make up, quelli a penna abbastanza fitto e non troppo morbidissimo, vado a fare questa cosa. Quindi faccio un puntino centrale, faccio il punto centrale dove c'è la maggior concentrazione di prodotto e poi piano piano vado a sfumare i bordi. Insomma, non deve essere una cosa proprio precisissima, però l'effetto finale che viene è carino. Quindi ecco qua, vedi, vado a così, vado così, movimenti circolari, vado a sfumare i bordi e viene questo effetto così. Quindi lo so, mi chiederete anche se si può fare con i pigmenti. Sì, sicuramente immagino di sì, ma il pigmento è molto forte, è molto potente, appunto è una concentrazione di pigmento e molto probabilmente ti viene una macchia. Non lo so, non ci ho provato. L'unica cosa che faccio con il pigmento è quando faccio il bianco, che ho miscelato il pigmento bianco comunque alla polvere acrilica bianca. Quindi pure sto pigmento bianco è un po' diluito, lo uso per dare forza, uso il pigmento bianco per dare forza alla polvere acrilica super bianca, non so se mi spiego. Quindi va bene, fatto questo, vado a disegnare adesso la fissa del momento, questi hibiscus che sono molto molto belli e quindi niente, mi faccio questi fiorelloni. Questo fiorellone e vado in lampada, eccetera, eccetera.
Allora, sono andata in lampada, avete visto forse fare un po' avanti e indietro, insomma ogni tanto bloccavo il disegno e siccome queste due unghie esterne so che sono finite così, ma non voglio rischiare di acchiappare polveri, pelucchi, eccetera, eccetera, me le vado a sigillare. Vado a sigillare queste due esterne che sono già finite così e invece nelle tre dove ho fatto il fiorellone. Ci vado a mettere appunto degli Swarovski che ci stanno sempre bene, ci piacciono sempre e quindi utilizzo mi piace proprio questo effetto, anche quando lo guardo adesso nel video è proprio bello, queste unghie della mano destra mi stanno piacendo tanto, ce l'ho ancora addosso, sono passati 12-13 giorni, qualcosa del genere e ce le ho ancora ragazze, miracolo. E quando una cosa non mi stufa, che mi piace, comunque me la tengo. Va bene, con il gel colla vado ad attaccare così in modo un po' sparso. Due misure mi sembra che ho preso di sì per fare un po' di movimento. Due misure di strass. Attacco questi strass, vado in lampada 10 secondi perché comunque il gel colla si asciuga molto velocemente e poi vado a sigillare. Sigillo e ho finito. Il colore, ecco, qualcuna di voi magari chiederà, ma sigillando questa polvere acrilica colorata non viene via, non te la porti via col pennello? No, come vedete non succede assolutamente niente. Sarà per il fatto che essendo il sigillante matte un pochino vellutino, la polvere si incastra nel sigillante. E quindi poi rimane ferma là, sta di fatto che non si muove. E quindi vado in lampada e questo è il lavoretto per questo video. Adesso vi faccio vedere l'immagine finale. Ecco, allora, mi vedete il mignolo un po' massacrato, se vedete, perché nel frattempo io, ora che mi ero preparata le unghie, sono stata qualche ora prima di farmi effettivamente queste unghie e io mi sono massacrata. Io sono onicofagica dentro, proprio non ce la faccio e quindi mi sono massacrata il mignoletto. Va bene, questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto questo video. Fammelo sapere con un bel like. Uno, vorrei che poteste lasciarne di più di like, ma qui solo uno se ne può lasciare. E quindi niente, io vi mando un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao! Amiche di unghie, eccoci qua con il nostro giochino. Allora, vediamo chi arriva fino alla fine. Se vi va, nei commenti riempitemi di cuori rosa. Cuori rosa, tanti, tanti, tanti cuori rosa. Io vi mando un bacio grande, grande e ciao!